Ciao a tutti, buongiorno nella mia cucina italiana, svizzera e internazionale. Oggi mi vedete con gli occhiali e pensate, ma cosa fa questa cristiana qua? Gente, fa caldo qua, non voglio truccarmi. Se io adesso toglio questi occhiali, sono bruttissima. E con gli occhiali non si vede la schifezza mia. Allora, ho lasciato gli occhiali di sole, così sto bene, io mi sento bene e mi fa anche ridere. Un po' mafiosa. Un po' cuoca, questi tengo anche già tanti anni, li ho messi oggi perché mi piacciono i peperoncini, mi piace il colore rosso e oggi sono un po' pazzarella. Ok, cosa ho combinato questa volta? Voi lo sapete già, ho fatto le peperoni sotto olio per la prima volta in vita mia. E cosa volevo dire con i peperoni? Voi italiani lo sapete, se le fate e se dopo fate anche la sterilizzazione deve sempre essere il coperchio sotto vuoto, non si deve muovere. Quando non si muove è tutto a posto, se si muove provate ancora una volta a sterilizzarlo, se dopo di nuovo non lo fa controllate o controllate prima il vasetto o se è rovinato, perché io avevo un vasetto che era rovinato, dovevo buttarlo. Meno male che l'ho controllato prima che mettevo le peperoni. O prendete un nuovo coperchio e sterilizzate tutto ancora una volta. Io l'ho fatto al forno, è venuto bene. Questo adesso ha 2 mesi, era qui in questo vasetto e oggi facciamo la prova. Ok? E dopo chi voglio salutare? Per primo voglio salutare tutto Gnano, Neviano. È vicino di Calipoli. Gente, chi va a Calipoli a fare vacanze? Andate a Neviano, là le pizze costano molto di meno, ci sono pizzerie favolose. C'è Antonio Pellegrino Megafruit che vende frutta, verdura buonissima e la gente a Neviano è molto gentile. Almeno io conosco abbastanza gente molto gentile. Andate là a fare un giro, spendete un po' soldi, così Neviano, Gnano va avanti. Ok, e dopo volevo salutare questa volta una ragazza che non la conosco personalmente, è la Francesca che affitta 2 appartamenti, un appartamento si chiama Nini, mi sembra, è una ragazza molto gentile, l'ho parlata una volta, era molto gentile, quando io scendo beviamo un caffè al bar, eh? Francesca, io ti saluto, saluto Neviano, le nevianesi e ci vediamo, ciao ciao! Allora, cominciamo a mettere in una pentolina dell'acqua e sempre da me un po' di aceto perché è nostra acqua ha tanto calcare, ma l'aceto è buono che aiuta a sterilizzare, a rovinare i batteri. E mettiamo i tappi dentro e andiamo a sterilizzare, cuocere i tappi per 20 minuti. Dopo laviamo per bene i vasetti, questo è importantissimo, e io li lavo prima anche nel sapone, l'acqua con sapone e aceto, sempre perché abbiamo molto calcare nell'acqua e per secondo l'aceto aiuta sempre che la roba diventa più pulita. Sempre sciacquare benissimo benissimo le vasetti. E io li asciugo dopo perché io li sterilizzo nel forno dopo. E voi vedete alla destra delle bottiglie che ho fatto aceto e le erbe sotto aceto. Per me.
Dopo ho messo tutti i vasetti e anche le bottiglie nel forno. Io non ho un forno ventilato, soltanto un forno normale. Calore sopra sotto 200 gradi. Quando si spegne le lampadine, 10 minuti lasciate andare avanti la sterilizzazione e dopo spegnete il forno e potete aprirlo e fare raffreddare le vasetti. Allora, qui 2 cucchiai di sale, una foglia di alloro, pepe a gusto vostro, pimento a gusto vostro, potete anche prendere chiodi di garofano, 2 litri di acqua e 1 litro di aceto. Le peperoni sono diventati molto acidi, per me va bene, ma a mio marito non ha piaciuto, non ho mangiato niente di quella roba. Basta anche un mezzo litro di aceto, eh. E potete mettere anche zucchero in vostro composto là per cuocere le peperoni, ma io non l'ho fatto proprio per quello, perché io non voglio più mangiare zucchero in quella quantità, perché a tutte parti ci sono e zucchero dentro, nella salsa di pomodori, nelle conserve, e questo a me non mi piace. Mettete tutte le erbe e il sale dentro la pentola e fatelo cuocere per 20 minuti, 30 minuti, così prende un po' l'aroma delle erbe. Naturalmente ho fatto 2 pentole, così andava più veloce. E queste sono le mie 5,5 kg, le mie peperoni 5,5 kg. 5 kg avranno anche bastato. E di nuovo metto un po' aceto nell'acqua per lavare le peperoni, perché l'aceto aiuta sempre, eh? Io non uso bicarbonato, io prendo l'aceto, quello rovina anche batterie, e sono sicura che tutto è pulito. Quando li ho lavato là nell'acqua con l'aceto, li sciacquo e comincio a pulire le peperoni. Il torsolo tutto si deve togliere, anche i semi e anche di nuovo quel bianco, eh. Toglio tutto. E dopo li taglio a striscioline. A me mi piace a striscioline mangiare le peperoni, ma voi fate come volete, eh? Come al solito, ognuno a gusto suo. Qui sono tutti 5,5 kg tagliati. Dopo era l'acqua, quel composto, quell'acqua aromatizzata con l'aceto già pronto. Ho tolto le erbe, così non mi vanno a disturbare. E massimo 3 minuti cuocete le peperoni. Buttate le peperoni dentro l'acqua aceto e salamoia. Sì, e come comincia di nuovo a cuocere, massimo 3 minuti dopo togliete tutto, eh. Togliete le peperoni. E i peperoni non voglio avere troppo cotti, ah, devono essere ancora croccanti, per questo massimo 3 minuti. Io ho fatto 3 minuti e basta, sono rimasti croccanti.
e dopo li toglio. Come sono belli, è bel rosso colore. E dopo sul tavolo ho messo delle canovacci e ho messo i peperoni sopra, là sopra, per asciugarli per 2 ore. Voi sentite un rumore, questo è il rumore del condizionatore. Era l'inizio di luglio e faceva già molto caldo, mio marito sopporta male il caldo. E abbiamo messo tutto così, bello straiato, così poteva asciugare tutto. Dopo mettete di nuovo delle guanti puliti, lavate le mani, lavate le guanti sotto l'acqua calda, perché devono essere pulitissime, perché i vasetti sono sterilizzati, tutto è sterile, allora non si va con le mani sporchi. Anche mani lavate hanno sempre batteri sopra, microbi, e non si va a lavorare così, si fa questo proprio con le guanti, così si può essere sicuro che i conserve rimangono bene, buoni, che non si rovinano. Belli. Dopo abbiamo di nuovo erbe che mettiamo nei vasetti, foglio di alloro del mio alberino, aglio, pepe e peperoncino. Se volete mettete anche basilico, eh? Io questo non ho fatto, io l'ho fatto così. Dopo usate olio, le vasetti, i barattoli e vedete, io faccio più o meno un terzo olio di oliva e 2/3 di olio di girasole, perché così faccio economia, perché l'olio di oliva costa tanto. Potete fare anche metà olio di oliva, metà olio, un altro olio, non importa. Io l'ho fatto adesso così per economia, perché riempire tutto con l'olio di oliva non vale la pena, ma potete naturalmente farlo. Io ho messo 300 ml olio di oliva e il resto fino a 1 litro olio di girasole. Adesso metto prima un po' di pepe, un po' di peperoncino e comincio a mettere un po' di olio e dopo metto i peperoni. E vedete, per questo metto le guanti, perché devo lavorare a mano e deve essere tutto sterile e molto pulito, eh? Dopo ho messo un po' di aglio e io uso sempre molto aglio, voi sapete, se no, a voi non piace mettete altre erbe. E ho messo anche un po' di peperoncino, dopo di nuovo olio. Io l'ho fatto così, così non si deve aspettare 8 ore finché si può chiudere il barattolo, così le peperoni sono già tutti pieni di olio. Dopo il mio mia foglia di alloro del mio balcone, del mio alberino. No, perché certa gente riempie prima tutto con le peperoni o con le verdure e dopo mette l'olio e dopo si deve aspettare 8 ore perché può venire ancora aria fuori. E così è più comodo, più veloce. Mettete dall'inizio già olio dentro, così non dovete aspettare così tanto. Un mezz'ora, un'ora basta.
dopo ancora una volta un po' di aglio e peperoncino. E lasciate tutto un mezz'ora, un'ora così, e dopo riempite dove è sceso l'olio, riempite ancora un pochettino. E dopo chiudete per bene i barattoli. E adesso vanno nel forno. Io metto sempre una giottola con l'acqua nel forno e le barattoli così a fianco. Chiudiamo, mettiamo su 100 gradi, accendiamo il forno. Quando la lampadina si spegne, lasciate per 2 ore questi vasetti col peperone nel forno, e dopo 2 ore spegnete e lasciateli là, e vanno sotto vuoto. Se non vanno sotto vuoto, fate ancora la stessa cosa ancora una volta. Ok, buon divertimento e ciao ciao. Amici, gente, adesso andiamo a provare le peperoncini, eh? Vediamo un po' se è riuscito bene. Prima volta in vita mia che ho fatto una cosa del genere. Sicuro ha tante calorie, ma che mi interessa. Se è buono, è buono, eh? Ma sento l'odore di aglio e io amo aglio, amo aglio. Vediamo un po'. Chiudo un attimo. Buonissimo. Pensavo che è troppo aceto che ho messo nell'acqua, ma a me mi piace tanto. Io faccio provare mio marito. Lui non si mette in camera, ma lui vi dirà se è buono. Ve lo dico io. A lui non piace, a lui non piace, a me sì. Grazie Dio per questa bontà, grazie, buonissimo, a me mi piace. Ciao ciao.